Quando, per esempio, dobbiamo fare un'interrogazione o abbiamo qualche cosa di importante, si dice: devo respirare. Laboratori teatrali, ludico-sportivi e creativi per conoscere le proprie e le altrui emozioni. Si chiama Benvenuti alla Piero, il progetto che l'Istituto Comprensivo Piero della Francesca di Arezzo ha rivolto agli alunni neo iscritti alla scuola secondaria di primo grado per prepararli al nuovo percorso scolastico. Finanziato dal programma nazionale Scuola e Competenze 2021-2027, in particolare con i fondi del Piano Estate. È una settimana, come dicevo, di accoglienza, dove i ragazzi si turnano su tre moduli: un modulo di tipo sportivo, uno basato su attività teatrale, un altro per la conoscenza di quelle che sono le proprie ed altrui emozioni. In questa maniera vogliamo che i ragazzi il 16 settembre, che sarà il primo giorno ufficiale di scuola, siano in classe non solo con dei compagni ma anche con degli amici che hanno già avuto modo di conoscere e di frequentare durante questa settimana. Quanti ne faremo in una giornata di 24 ore di atti respiratori? Tipo, ditemi un numero. Ditemi un numero. 74 gli studenti che hanno preso parte al progetto partecipando ad una serie di attività diversificate ma tutte finalizzate a promuovere le relazioni e a creare coesione tra i pari in modo da facilitare l'inizio dell'importante percorso scolastico che avrà inizio lunedì 16 settembre. In un'epoca dove tutto passa dallo smartphone, stare insieme, guardarsi negli occhi, muoversi, sudare, indagare le emozioni, saperle riconoscere per attivare poi dopo una rielaborazione nella comunicazione consapevole. Insegna ai bambini e anche ai ragazzini a stare insieme e diciamo a mettere a frutto la loro individualità ma nell'insieme del gruppo. Infatti anche nei giochi devono imparare che si vince quando siamo in squadra con la squadra e non solo individualmente. Quindi inclusione, conoscenza fra loro.